buongiorno e buon venerdì santo. Riguardo la comunicazione che ho fatto per la richiesta di tamponi per il territorio di Chiaravalle Centrale, ancora ad oggi non ho avuto nessuna risposta, considerando che era utile per tutti avere un tavolo di concertazione tra la presidenza della giunta regionale, l'unità di crisi e i comuni che sono focolaio, cosa che si è ritenuta non utile da parte della regione, poiché non ha attivato nessun tipo di iniziativa in tal senso. Noto anche che proprio ieri, con ordinanza numero 27, la Regione Calabria adotta ulteriori misure per quanto riguarda un comune del Cosentino, la città di San Lucido, dove rafforza e amplia lo screening sanitario. Reputa che molto probabilmente la situazione che c'è su Chiaravalle di 19 positivi non è così allarmante, secondo la regione Calabria. Abbiamo motivo di credergli se hanno fatto questa valutazione. Lo screening, sottolineiamo, è fare il tampone. Continuare ancora oggi a Chiaravalle qualcuno di pensare che lo screening possa essere una prova diversa, continuo a dire che lo screening che ho chiesto io, lo screening che prevede la regione è fare il tampone, poiché tutto il resto ad oggi è inutile, perché non serve fare la prova sierologica per una diagnosi, perché qualunque altro tipo di prova che non è quella del tampone non è utile per la diagnosi, quindi è poco utile. Poco utile. Per quanto riguarda la situazione legata alla Domus Aurea, noi ad oggi abbiamo avuto 40 tamponi effettuati, di cui 19 per i dipendenti, 18 per i contatti sociali e 2 per altri soggetti che presentavano sintomatologia. Da questi 40 tamponi, noi abbiamo i due soggetti al di fuori della Domus che sono risultati negativi. Per quanto riguarda i contatti, 18 tamponi effettuati, 13 negativi e 5 positivi. Di questi 5 positivi è bene sottolineare che sono in casa già da giorno 26 del mese di marzo. Quindi hanno fatto già una quarantena precauzionale prima. Ora un'ulteriore quarantena a tampone effettuato, quindi sono chiusi dentro, non hanno avuto contatti con nessuno. Per quanto riguarda i dipendenti, i tamponi totali sono 19, di cui 14 positivi e al momento 6 negativi. Dei 14 positivi, dobbiamo ricordare che ci sono 3 dipendenti che sono presso la struttura di Catanzaro Lido, altri 2 dipendenti che sono nella propria abitazione, e questi sono i 5 dipendenti iniziali che hanno fatto il tampone subito quella sera del 25 e che, se Dio vuole, hanno già fatto il tampone, il secondo tampone, che se abbiamo da qui a qualche ora la risposta della negatività, possiamo dire di avere i primi guariti da coronavirus a Chiaravalle.
Gli altri 9 tamponi sono stati fatti invece tutti in questi ultimi giorni. Di questi 9, 3 sono presso la struttura Mater Domini di Catanzaro, tre signore, e gli altri invece sono nei propri domicili. Nessuno presenta sintomatologia, ringraziando Dio i 6 che sono a casa stanno bene, sono seguiti dal Dipartimento di Prevenzione. Ecco, questa è la situazione ad oggi. Io non posso non ricordare anche l'evento triste che è quello legato ai morti, ai nonnini morti. Al momento sono 20 e mi unisco al dolore delle famiglie per la dipartita dei loro cari. In questo momento particolare, nella settimana santa della Pasqua, ancora di più forse questo dolore si vive, e siamo tutti vicini a loro, tutta la comunità di Chiaravalle, ai parenti, ai familiari. Vi lascio quindi con un augurio per questa Santa Pasqua, con la speranza che in questo momento di grande difficoltà della Covid-19 si possa lo stesso trovare la forza di poter andare avanti e di trovare nella resurrezione del nostro Signore la speranza che ce la possiamo fare. Grazie. Amici tutti, buona serata, buon pomeriggio. Si è concluso stamattina un duro lavoro per le verifiche da parte dei servizi sociali relative alle richieste di buoni spese, gli aiuti di Stato. Il lavoro è stato terribile perché i servizi sociali hanno dovuto lavorare per i comuni Cardinale e poi da San Sostene a Guardavalle, quindi diversi comuni. Ed anche Satriano, in quanto il commissario prefettizio, si è aggiunto a noi in questo lavoro molto delicato. Io per questo motivo ringrazio l'equipe dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni, ringrazio Enzo La Rocca, ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per raggiungere questo risultato in brevissimo tempo. Riusciremo prima di Pasqua a consegnare i buoni a coloro che hanno fatto la richiesta indicando reddito zero. Qualcuno si riuscirà a tardo pomeriggio per l'indisponibilità dei vigili, si completerà tutto domani mattina. Qualcuno, non prometto, un tardo pomeriggio, avendoli io i buoni in deposito, qualcuno nelle vicinanze sarà da me distribuito per alleggerire il compito e il lavoro che spetterà e sarà affidato ogni mattina ai vigili. Tutto il resto dei buoni verranno consegnati dai vigili domani mattina. Quindi qualcuno tardo pomeriggio da me e soprattutto domani mattina consegnerà i buoni. Sono rimasti pochi buoni, ma sono rimasti. Quindi coloro che appartengono alla fascia, chiamiamo 2 o fascia B, come volete, cioè di percettori di redditi al di sotto di 500 euro, avranno dei buoni. Quelli che sono rimasti verranno distribuiti a loro. È normale che, avendo lavorato l'equipe duramente, fino a sera tardi e stamattina presto, fino a l'una e mezzo, 2 di oggi pomeriggio, è chiaro che bisognava dargli la possibilità di un riposo. E quindi martedì esamineranno tutti coloro aventi diritto della fascia, chiamiamola B, e si distribuiranno
Diciamo, mercoledì si distribuiranno i buoni rimasti per i percettori di reddito minimo. Quindi ce l'abbiamo fatta anche in questo senso, cioè a garantire un minimo anche a coloro che rappresentavano la fascia B. Io quando andrò a portare i buoni e anche i vigili, quando andranno a portare i buoni, indicheranno quelli che sono i commercianti, le attività commerciali che hanno aderito a questo servizio. Quindi chi avrà i buoni dovrà andare a quei servizi, a quei negozi o supermercati che si sono accreditati, perché poi i comuni andranno a pagare solo coloro che si sono accreditati. Detto questo, vi do una notizia che è trapelata, che anche la regione vorrà dare degli aiuti. Di conseguenza, probabilmente, da quanto ci è dato sapere, però è da confermare, anche la regione verserà una somma ai vari comuni che attingeranno dalle stesse graduatorie o eventualmente apriranno brevissimamente il termine per il deposito delle richieste per coloro che eventualmente si possono essere dimenticati o non avere visto il bando. Noi dobbiamo cambiare in questo periodo le nostre abitudini anche relative al nostro credo religioso. Ormai ci sono tante dirette, messe in diretta anche da noi. Il parroco sta realizzando delle dirette, e così dobbiamo continuare. Ripeto, nell'interesse di noi tutti. Anche gli spostamenti nelle seconde case, se uno ha una seconda casa, lo capisco che in queste belle giornate verrebbe la voglia di fare una corsa sulla spiaggia, un bel lungomare. No, non si può andare. Guai se si abusa. Avverto che non si potranno fare sconti. Siamo stati allertati, i sindaci, i militari, sono stati tutti, le polizie municipali sono state tutte allertate, per cui ricordatevi che le sanzioni sono molto pesanti, perché ci sono sanzioni pecuniarie molto forti e c'è l'obbligo poi di quarantena. Per cui chi viene sanzionato pecuniariamente c'è la, chiamiamola, sanzione accessoria della messa in quarantena. Buona settimana santa a tutti voi, un abbraccio e a disposizione, ma state in casa. Buonasera, allora ci rincontriamo per fare il punto della situazione di questo lungo periodo che stiamo vivendo qui a Davoli, ma in tutta la Calabria, in tutta Italia, se vogliamo nel mondo. Io devo comunicare, ci eravamo lasciati con le comunicazioni dei quattro positivi qui a Davoli, oggi possiamo confermare che la situazione è stabile, non ci sono nuovi casi di positività, quindi questo è un fatto buono, perché vuol dire che il virus è stato circoscritto e di questo io voglio dare atto a quel soggetto, a quella nostra paesana che per prima aveva contratto il virus del Covid-19. Questo perché lo voglio fare? Perché è stata una ragazza responsabile che si è messa subito in quarantena, prima da sola, poi l'abbiamo messa in quarantena noi con tutti i familiari. E questo, ecco, è un ringraziamento e un pregio che va a lei. Noi aspettavamo anche l'esito degli ulteriori tamponi che avevano fatto ad alcuni altri familiari, e i tamponi sono risultati negativi, quindi ad oggi noi possiamo dire tranquillamente che al momento la situazione qui a Davoli è circoscritta,
quindi non abbiamo allarme particolari da attenzionare alla popolazione, e credo che questo sia merito un po' di tutti, anche perché tutti con senso di responsabilità abbiamo capito che bisogna stare a casa, non bisogna uscire se non per quelle che sono veramente le necessità impellenti, quindi la spesa, ma non uscire ogni giorno, uscire magari una volta a settimana per quella che può essere una problematica di salute. Queste sono le uniche motivazioni che ci consentono di uscire. Un ringraziamento su questo va anche alle forze dell'ordine, sia ai carabinieri che ai nostri vigili urbani, che stanno facendo un lavoro meticoloso, un lavoro straordinario sul territorio. Hanno sanzionato tante persone, e questo va dato merito a loro, perché noi avevamo una situazione di molte persone di altri comuni che circolavano qui sul territorio di Davoli. La situazione al momento è più contenuta. Nel complesso, io ho fatto 72 ordinanze di quarantena per soggetti o che rientravano da fuori o per soggetti che erano stati segnalati dal Dipartimento di Prevenzione o perché altri erano segnalati dai medici di medicina generale. Di questi 72 soggetti, quasi nessuno ha fatto il tampone, perché erano soggetti che non davano segni di poter avere addosso questo virus, e quindi io voglio dire che dal punto di vista sanitario al momento la situazione qui a Davoli è sotto controllo. Il primo caso di positività oggi è stata, proprio in questa giornata, stamattina, è stata ritamponata per verificare se è venuta fuori da questa sua positività. Io mi auguro che così sia, che si sia negativizzata e che quindi, ecco, possa iniziare di nuovo a circolare tra la comunità di Davoli. Questo è quanto io vi dovevo comunicare per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Poi abbiamo messo in campo come amministrazione una macchina veramente importante per quanto riguarda gli aiuti alle famiglie. Vi avevo già parlato nel precedente video del carrello solidale. Successivamente noi abbiamo attivato anche un conto corrente dedicato a questa emergenza. Stanno confluendo dei fondi che noi utilizzeremo per sostegno alle famiglie bisognose, sia per quanto riguarda la questione alimentare, sia anche per quanto riguarda la questione dei farmaci. Magari famiglie che non riescono a comprare i farmaci di necessità, noi con questo fondo li aiuteremo, ecco, per poter avere un supporto anche economico, diciamo, di questo tipo. E ora, a parte il ringraziamento che voglio fare a tutta l'amministrazione, ai consiglieri, agli assessori che si stanno spendendo veramente tanto sul territorio nell'organizzare tutta questa distribuzione, ma un ringraziamento particolare va anche ai volontari, questi volontari ragazzi che invece di stare comodamente seduti a casa si stanno impegnando nell'andare in giro per il territorio di Davoli, sia a Davoli Marina che a Davoli Superiore, a distribuire i pacchi della spesa che noi quasi 3 volte a settimana distribuiamo alle famiglie che ne fanno richieste. Un accenno veloce voglio fare a queste famiglie, ma soprattutto a quelle famiglie che non hanno il coraggio di chiedere o per timore o per vergogna. Questo è un momento particolare per tutti, non c'è da avere vergogna, non c'è da pensare, tutto si fa nella massima discrezionalità. Noi lo stiamo facendo veramente con tanta discrezione, quindi chiunque avesse necessità di avere la spesa perché non riesce o perché ha perso il lavoro, perché l'azienda ha chiuso o per una serie di motivazioni che ci possono essere, che ne facesse richiesta, perché noi interverremo sicuramente con il pacco solidale.
Grazie.
Ciao, bentrovati. Oggi è sabato, perché stando in casa poi perdiamo un po' la cognizione del tempo. Allora, giovedì abbiamo celebrato la gloria del Signore come? Attraverso la cena, l'ultima cena, il saluto finale che Gesù dà ai suoi, prima di riprendere un cammino che sappiamo dove l'ha portato, perché ieri, proprio ieri, venerdì, sappiamo che Gesù è stato poi crocifisso. E abbiamo guardato a quella croce, speriamo con occhi diversi, con occhi che guardano a domani in tutti i sensi. Allora noi oggi avevamo un po' la presunzione di proporvi qualcosa di diverso, proporvi di stare in silenzio. E sappiamo che è difficile nelle nostre abitazioni rimanere in silenzio. L'idea è questa: pensate a quanto tempo volete concedervi o potete concedervi. Scaricherai questo file, è un file audio. Allora, l'idea è quella di mettere il telefono in modalità aerea, quindi mettere offline la tua vita. Così non riceverai notifiche, così non riceverai telefonate, così non riceverai nessuna distrazione in più. Bene, e tu mi dirai, però non abito da solo a casa. Ok, abbiamo pensato a questa modalità proprio per questo motivo. Perché se tu scarichi questo file e poi ti metti le cuffie, la cosa un po' cambia. Perché? Perché forzatamente, in qualche modo, rimarrai più in silenzio possibile. Non stupirti di quello che troverai all'interno di questo file, perché chiaramente se stiamo parlando di silenzio, non troverai della musica, mezz'ora di musica o un'ora di musica, ma troverai delle lunghe pause. Allora prova a stare in questo silenzio. Noi ti accompagneremo attraverso delle parole che ci sono state consegnate anche a noi nei secoli. Proprio è una cosa che accompagnerà questo silenzio e darà senso a questo silenzio. Noi siamo sicuri che questa esperienza ti potrà cambiare un po' l'atteggiamento con cui partecipare e vivere la Pasqua quest'anno. È un giorno strano il sabato. È Pasqua o no? Ma Pasqua è domani? O era ieri o è oggi? In realtà Pasqua è tutto il triduo pasquale. È da giovedì che ci parliamo, che cerchiamo di camminare insieme, che il Signore ci parla. Ultima cena, eccetera. Oggi, giorno del silenzio. Il silenzio oggi diventa celebrazione. Le chiese, se poteste venire, ci mancate un sacco, sono vuote. Sono vuote anche spoglie, via le tovaglie, via i fiori. Perché? Per lutto, non tanto per lutto, ma per dire che oggi si va all'essenziale, l'abbiamo capito, ci pare abbastanza bene, lo stiamo capendo in questo periodo, all'essenziale. Gesù riposa nella tomba e questo silenzio diventa come un attendere un pane pronto. Qualcuno ci dirà poi che è un silenzio come l'attendere la lievitazione del pane. Ecco. La morte di Gesù, la sepoltura di Gesù, il silenzio di questo giorno è proprio questo, l'attesa, quasi che la Chiesa, che la Terra, che l'umanità fosse in attesa del suo Signore. La proposta che vi facciamo in questa giornata è proprio questa, come Franco ci diceva prima, di scegliere un tempo di silenzio per fare in modo che questa celebrazione diventi qualcosa che facciamo nostra, che facciamo entrare in profondità. E per fare questo, vi consegniamo, vi lasciamo prima una parola al femminile, vi consegniamo un testo bellissimo, fondamentale, fondante, delle origini della Chiesa, che ci dice che cosa avviene dentro questo tempo di silenzio. Ecco, il Signore non sta fermo, il Signore non sta fermo. La sua risurrezione è conseguenza, potremmo dire, del fatto che in vita e in morte il Signore si occupa dell'umanità, di quella che c'è, di quella che c'è stata e di quella che ci sarà. Si occupa di noi il Signore e in questa giornata lo ascolteremo e cercheremo di contemplare con queste parole che ci accompagneranno nel silenzio, cercheremo di ascoltare quello che il Signore fa per ciascuno di noi, per chi ci sta accanto, per chi è lontano e non conosciamo. Voi lo sapete, c'è silenzio e silenzio, c'è un silenzio vuoto, un silenzio che pensiamo sia assenza di parole, e c'è un silenzio di attesa, di ricerca, che è proprio come il silenzio di quel pane che sta lievitando. E bisogna lasciarlo lì, non puoi forzare la cosa. E così è in questo giorno. L'invito che vi facciamo a scegliere un tempo, quello che puoi, quello che scegli di poter fare,
abbiamo pensato a varie possibilità, è proprio un silenzio scelto, sul quale però non abbiamo potere. La lievitazione a noi aspetta in parte. Quello che possiamo fare è attendere che il Signore raggiunga questo nostro desiderio. Il Signore ha desiderio che noi abbiamo desiderio di Lui. E questo tempo allora diventa fondamentale sceglierlo in questa giornata. Difficile, già Franco ce lo diceva, nelle nostre case, nei nostri luoghi, ma forse possibile. Questo offline, questa modalità aereo per incontrare il Signore, per lasciarci incontrare. Seguirà queste mie parole un audio di una ragazza, di una mamma, che ci aiuterà dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, a entrare in questo silenzio, quindi lasciamo le ultime parole a lei. E poi troverete un'immagine e un testo da ascoltare, letto piano piano, che accompagnerà questo vostro tempo. Buon Sabato Santo, buon silenzio.